All'interno di un progetto per un giardino, è operazione fondamentale stabilire quali piante coltivare e dove. Tra gli elementi che ne definiscono l'ossatura dello schema, un posto d'onore spetta certamente agli alberi e agli arbusti. I primi rappresentano infatti i punti focali intorno ai quali in qualche modo si organizza la disposizione dello spazio verde, di cui gli arbusti rappresentano la spina dorsale. Inoltre, quando il giardino fosse troppo piccolo per ospitare alberi, saranno proprio gli arbusti a prenderne il posto, assumendo quindi anch'essi la funzione di punti focali. Prima di tutto bisogna tener conto dello spazio in cui si vogliono piantare alberi e arbusti. Ogni albero deve potersi sviluppare liberamente, perciò bisogna scegliere varietà che arrivino a dimensioni adatte allo spazio disponibile. Negli spazi limitati, quindi, sarà bene collocare alberi dal fogliame più aderente al tronco, mentre come riempitivo sono particolarmente indicati quelli a chioma espansa. Gli arbusti, invece, dovranno essere distribuiti su tutta l'area, senza concentrarli in un unico punto. In questo caso, infatti, l'effetto sarebbe di grande pesantezza e staticità per l'angolo nel quale essi sarebbero collocati. Fondamentale in ogni caso, oltre all'attenzione nella disposizione iniziale, saranno le varie operazioni di cura e manutenzione. In questa puntata approfondiremo quindi le tecniche e le modalità di coltivazione, sia di alberi sia di arbusti, dalla piantumazione alla potatura all'irrigazione. La scelta degli arbusti da impiegare nel vostro giardino dipenderà dall'utilizzo che vorrete farne, a seconda delle loro caratteristiche particolari che le rendono di volta in volta adatte a diverse parti del vostro giardino. Il bosso, per esempio, dato lo sviluppo compatto della sua chioma, è particolarmente adatto alla realizzazione di bordure e di siepi, anche in forme elaborate e ornamentali. La camelia invece sarà molto adatta ad essere collocata nelle zone più in ombra, dove magari altre piante faticherebbero ad attecchire. La camelia infatti predilige l'ombra al sole e si trova bene in terreno umido. Grazie ad essa quindi potrete riempire quelle parti del giardino che altrimenti potrebbero restare vuote. Se invece vogliamo creare delle ottime barriere, la pianta che fa al caso nostro è l'oleandro. Grazie alle foglie lanceolate, di consistenza coriacea, e ai fiori semplici o doppi, di vario colore, che fioriscono da giugno a settembre. Le varietà coltivate sono di colore bianco, crema, rosa, rosso e granata. Tenete presente che ama le posizioni in pieno sole e i climi miti.